Meno piogge ma più intense. Le forti precipitazioni di questi giorni rientrano in uno degli scenari previsti per il cambiamento climatico in Italia dall'ultimo rapporto del CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo, sui cambiamenti climatici. Alla pioggia forte in Italia segue, sempre più spesso, un bilancio di vittime e danni, ma questo anche perché dal 1960 ad oggi il terreno urbanizzato, cioè con delle costruzioni sopra, è passato da 2,6 a 7,1% del territorio nazionale. Quindi, secondo questi dati dell'ISPRA, si sono triplicate le strutture che possono essere danneggiate, dal casolare alla linea di alta velocità. Ma la pioggia, oltre che alluvioni, può significare frane. 1132 morti dal 1969 al 2018. Le frane, come è noto, sono innescate da precipitazioni intense o dai terremoti. Ogni anno si attivano e riattivano circa un migliaio di frane, di queste circa 200 sono quelle che determinano vittime o danni gravi. Oltre a modificare l'andamento delle piogge e gli eventi meteorologici estremi sono aumentati del 9% negli ultimi 20 anni, questa nuova normalità in Italia avrà effetti, secondo il CMCC, sulle differenze tra nord e sud del paese, sulle infrastrutture, le città, l'agricoltura e il turismo. Queste le previsioni per l'Italia come conseguenza del riscaldamento globale alimentato dall'aumento nell'atmosfera dell'anidride carbonica da noi prodotta, gas, la cui tendenza di crescita continua indisturbata.